C'è uno strumento che oggi è a disposizione del dermatologo per diagnosticare la caduta dei capelli e l'alopecia e quindi poter verificare anche le terapie se hanno effetto o meno e in quale quantità. Di che cosa si tratta? Sì, allora la tricoscopia è un'indagine diagnostica che ci consente di diagnosticare appunto patologie del cuoio capelluto, tra cui la più frequente, l'alopecia androgenetica, ma anche altre condizioni, e che ci consente anche di monitorare gli effetti della terapia nel tempo. Questo è importante perché si può migliorare il dosaggio. Assolutamente sì, si può non solo, diciamo, adeguare la terapia a seconda del tipo di risposta del paziente, ma rendere consapevole il paziente stesso degli effetti benefici e quindi dei risultati progressivi che la terapia ha diciamo, sulla perdita dei capelli. Sono necessarie più sedute per monitorare l'efficacia? Assolutamente sì, di solito a seconda poi del paziente si fanno dei controlli trimestrali o semestrali per valutare il paziente nel tempo.